Ed eccoci qua, come promesso, benvenuti a un caffè con Bennato. E oggi il caffè no, perché non mi va, quindi vabbè, andrà così. Con Davide Bennato, Alessandro De Filippo, Alessandro De Caro. Oh, eccoci. Allora, siamo in diretta ormai da abbondanti 14 secondi. Dunque la scaletta di oggi è particolarmente, diciamo così, bella carica di temi, eh? Che ovviamente, proprio perché ci sono molti temi di cui parlare, non affronteremo in maniera approfondita praticamente nessuno. Anche se a questo punto cercheremo di, diciamo così, di però magari dire due cose per quanto riguarda la questione, per motivi tipo geografici, per quanto riguarda la questione che ha a che fare con l'intervista che è stata fatta ieri sera da Porta a Porta al figlio di Totorina, che io devo essere sincero non ho visto, perché ormai è un po' di tempo che non vedo Porta a Porta. Allora, di cosa parliamo? Dunque, alcune cose di cui mi farebbe piacere parlare in maniera molto veloce, in realtà sono poco più che segnalazioni, quindi poi alla fine magari se dovesse nascere un dibattito dai commenti lo affrontiamo attraverso i commenti, quindi ho in altre puntate. Ah, fatto un aggiornamento di Facebook, sì. Perché adesso quindi, bravo Ale, complimenti. Ringraziamo Alessandro e Filippo, una finezza del contributo cinema e poi capito un video inquadratura ci metterà. Sì, Alessandro, ieri Mark Zuckerberg ha presentato ufficialmente l'applicazione Facebook Live, e presentandolo ufficialmente ovviamente ha fatto un aggiornamento, un update per quanto riguarda le caratteristiche, quindi, tra cui appunto quelle che stiamo vedendo. Dunque, vedo che si è collegato fra le altre persone Ibrahim Malad, che saluto, giornalista dell'Espresso. Ibrahim, faremo qualche riflessione per quanto riguarda anche, diciamo così, l'opportunità o meno di intervistare da parte di Vespa, di intervistare Totorina. Se hai qualche osservazione da fare, ovviamente, dato che tu comunque sei un professionista, falla, perché ogni contributo è ben accetto. Dunque, di cosa parliamo oggi? La prima cosa di cui voglio parlare è una cosa che, devo essere sincero, potrei fare una cosa retorica del tipo sarebbe stato opportuno che non, ma ha veramente urtato la mia sensibilità. È stato il servizio di ieri l'altro di Striscia la Notizia, che mi pare di aver capito che sta ripetendo nel tempo. Sì, è una sorta di rubrica, una specie di rubrica costante, la seconda puntata addirittura, in cui sta trasformando il tentativo di fuga dei migranti dai centri di accoglienza, i cosiddetti CARA, di Bari, comunque della Puglia. Sta raccontando la leva comunicativa come se fosse una gara di salti, una gara di salto dell'inferriata. Devo essere sincero, non sono sicuro che sia il modo migliore per affrontare un tema così delicato, perché bisogna ricordare che i centri di accoglienza dei rifugiati sono ovviamente dei posti in cui una specie dei veri e propri limbo, in cui le persone appunto aspettano di avere che gli vengano riconosciuti i diritti in quanto rifugiati. Quindi, a questo punto di vista, trattarlo con la leva dello scherzo, del fatto che le persone cercano di scappare ovviamente per cercare di togliersi dalla situazione in cui si trovano, a me sembra che sia un problema piuttosto comunque sia, non sia il modo di trattare la questione, anche se poi uno si potrebbe dire vabbè, la famosa questione della satira però secondo me ci sono alcuni momenti in cui la satira deve confrontarsi anche con la delicatezza, la sensibilità di alcune cose. Ricordo per esempio all'epoca degli attentati di Parigi contro il Charlie Hebdo, che alcuni fecero osservare che magari che Charlie Hebdo forse era andato un po' troppo oltre per quanto riguarda alcune polemiche nei confronti della religione islamica, e tutti ricordavamo che Charlie Hebdo in realtà non ci ha mandato leggero su nessuno, c'era una specie di strana gara di sodomia tra il padre, il figlio e lo Spirito Santo per quanto riguarda, per offendere appunto alcuni punti di vista della religione cristiano cattolica. Quindi bisogna sempre stare attenti come si manipola il concetto di informazione, soprattutto come si usa il concetto di satira. E però secondo me Striscia la Notizia non ha il contesto che le, diciamo così, di utilizzo critico del concetto di satira, perché la satira, come lo sappiamo ormai un po' di tempo a questa parte, Striscia la Notizia è un po' pecoreccia, nel senso è molto tarata verso il basso, è sempre meno legata a presunti diritti difesi da gabibbi e personaggi vari, è sempre più legata a qualcosa che è poco più, se mi pare che si chiama la rubrica I Nuovi Mostri, nuovi cioè mostri, sì. Spezzoni presi dalla televisione che vengono ironicamente commentati, un po' come avvengono già su web da un po' di tempo a questa parte
i video dei most funniest videos, no, questa tipo di tradizione. Ricordiamo i TV della Jalapas, che è una roba di almeno... Oppure i grandissimi classici, ma i diretti TV della Jalapas Band. Che... Comunque, secondo me, io ho dei dubbi che la cosa possa essere affrontata in questo modo. Ringraziamo Chiara D'Amico, che oggi è il nostro, diciamo così, navigatore a terra, che poi in realtà sta di fronte a noi ma non vuole apparire in video, però prima o poi la convinceremo, per aver linkato il video preso dal sito della Mediaset su questo, diciamo, curioso modo, fatemi fare essere diplomatico, curioso modo di trattare una vicenda molto delicata per quanto riguarda Brahim, anche per come l'affronti, in modo molto becero, in realtà sulla miseria umana. Guarda Brahim, io sono, l'hai capito, ma io sono assolutamente di questo avviso, ma non per una strana questione morale o etica, ma proprio una questione di sensibilità della comunicazione nei confronti di questi temi. È un problema molto complesso quello del cara, cioè lo riduci a una cosa semplice quando in realtà non è così, quando in realtà non è proprio il posto migliore dove stare, se tu lo riduci al fatto che queste persone vogliono scappare, già pone il fianco a tutta una serie di discorsi che già da tempo vengono fatti in Italia. Sì, il cripto razzismo che c'è, sì, in alcuni di questi discorsi. Comunque, in realtà questo tipo di operazioni si scrivono all'interno di una narrazione preesistente, e la cosa secondo me interessante è che evidentemente è possibile rintracciare una sorta di immaginario collettivo condiviso con il target delle persone che guardano questa trasmissione, e la ridere di qualsiasi cosa, ridere delle sventure, soprattutto se sono sventure di altri, quindi dell'altro, di qualcuno che non appartiene alla nostra comunità, diventa una cosa ovviamente facile. È un approccio accettabile, sono sterile, perché cioè, quello non è questo, si può fare satira, ma non è satira. Questa cosa non è satira. Questo qua, io sono dell'avviso che la satira si fa quando c'è una simmetria del potere e te la prendi con quelli più potenti di te. Quindi la satira funziona come un grimaldello politico e culturale. Non credo che sia satira in questo caso. Se si utilizza la leva dell'ironia nei confronti di questi temi, secondo me, soprattutto con persone deboli, perché questa secondo me è la vigliaccheria intrinseca di questo modo di trattare le cose. Se magari prendi questo video, fa vedere a chi gestisce i cara e fai il servizio su delle reazioni su chi gestisce il cara, che vedono le persone che scappano. Non è questo il caso. E non è questo il caso, quindi non è un modo per tematizzare la questione. Questo potrebbe stemperare, spiegare, però. Stemperare la pesantezza comunque del modo di affrontare questo. Cioè, a me comunque posso dire una cosa, tutti questi bla bla bla, a me non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto il video, mi è piaciuto il fatto di trattare in quel modo. Poi ognuno può pensare come vuole su migranti e immigrazione. Noi nel nostro, diciamo così, spazietto siamo sempre molto liberali, però porca miseria, cioè avere rispetto nelle persone che stanno in una situazione di quel tipo, secondo me è la base minima, come si dice ormai da un po' di tempo a questa parte, restiamo umani, cerchiamo di restare umani. C'è da dire che l'acronimo CARA è Centro Accoglienza Richiedenti Asilo, quindi parliamo di persone che di fatto sono dei richiedenti asilo, ed è possibile che queste persone siano arrivate in Italia scappando dalla guerra o da situazioni di persecuzione politica. Rispetto per persone che sono in attesa di un riconoscimento giuridico, punto. Proprio una questione da base di Stato democratico liberale. Un altro tema che mi è sembrato ha una dimensione comica, però lo contestualizzerei anche in un altro modo. È circolato in questi giorni su Facebook prevalentemente, ma non solo, il fatto che ci sia fondamentalmente una presunta foto del ministro Boschi, quando era molto molto molto, sembrerebbe molto giovane, in una posizione discinta, come se fosse appunto un'attrice di una rivista per soli uomini. Il fatto che sembrava che la posa fosse di un'attrice per riviste per soli uomini era perché la foto era di un'attrice per una rivista di soli uomini, cioè nel senso una porno star, una olandese che c'ha una vaghissima somiglianza nei tratti somatici di Mariana Boschi, e quindi alcuni hanno ritenuto opportuno accostare la foto di questa pornostar come un presunto passato nascosto da parte della Boschi.
C'è da dire che anche piuttosto, diciamo così, per quanto mi riguarda, i contatti che hanno condiviso questa foto sono riconoscibili anche per una specifica parte politica, che è la stessa parte politica che ieri si è trovata riconosciuta da una foto circolata in alcuni blog, di cui ovviamente non potremmo fare, beppegrillo.it, in cui si diceva che c'era una grande manifestazione di popolo contro Matteo Renzi andando a Napoli, quando in realtà la foto che viene messa di Napoli era la foto della venuta del Papa. Ma c'erano anche i santi a Napoli, tra l'altro c'erano anche i santi messi. Io non so. Ma quindi sul blog di Grillo? Sul blog di Grillo, no, c'era un sito autorevole. Sul blog di Grillo, sul blog di Grillo, non essendo una testata giornalistica, può fare quello che gli pare. Sì, grazie, Ibrahim Marad, Marea Umana era la foto. Questa cosa mi è sembrata assolutamente imbarazzante, perché voglio dire, cioè, capisco fare un attacco politico utilizzando la tecnica del photoshopping, eccetera, eccetera, è legittimo, ma farci inquinare l'ambiente informativo con disinformazione o comunque con notizie false o con bufale, apertamente con bufale, come possono essere foto decontestualizzate, ricontestualizzate, secondo me non, io sono sempre dell'avviso che c'è una povertà di contenuti politici da parte di alcune parti politiche. Ovviamente non si sta facendo di tutto il buon fascio, no? Ci sono posizioni grilline che, voglio dire, sono legittime ed è necessario che vengano rappresentate. Siamo sempre nell'ottica di società democratica e liberale. Però ovviamente, sempre nell'ottica di società democratica e liberale, sarebbe opportuno che circolassero i contenuti, non, diciamo così, solamente la tecnica dell'insulto, la tecnica della meccanica delegittimazione dell'avversario. La Boschi era quella che stava presa di mira per il presunto tanga photoshoppato, sì, tra l'altro, alla firma. Il presunto tanga. Diciamo che la Boschi è una donna molto carina, bisogna dire la verità, e quindi utilizzare il modo per criticarla nel modo migliore, utilizzare tutti i cliché maschilisti, prima era una pornostar, quando ha firmato si vedeva il tanga, cioè che in modo, diciamo così, si può fare sempre critica politica nei confronti di un ministro, però porca miseria, proprio utilizzando i cliché, critica politica, cioè utilizzando i peggiori cliché da questo punto di vista. Anche su questo Travaglio si è distinto, perché ha fatto un'analogia con trivellazioni nei confronti di donne, quindi sulla falsa riga della sconsiderata campagna trivella di tua sorella. Guardate, io non ne posso più di questo modo di fare comunicazione, cioè, ma è possibile che non c'è un altro modo per tematizzare queste cose senza dover colpire la pancia delle persone? Io sono sempre di questo avviso, che non bisogna mai parlare alla pancia delle persone, fondamentalmente per un motivo, perché la pancia delle persone è troppo vicina allo sfintere, quindi si rischiano di dire delle cose, diciamo così, non pertinenti. Il titolo era Trivellata dai PM. Teatro dai PM, sì, grazie Ibrahim Marat. Una cosa proprio. Ibrahim Marat, non escludo sia stato errore di chi ha posto la foto, sì, l'ho pensato anch'io, sarebbe troppo spudorato farlo intenzionalmente, magari che ha pubblicato è stato la prima vittima della bufala. Quest'idea ce l'ho avuto anch'io, ma fondamentalmente, ma può essere che non c'è nessuno che si accorge. Non è la prima volta. Può essere che nessuno si accorge di questo, di questa cosa. Non lo so, io sono un po'. No, comincio a essere un po', diciamo così, non dico esterrefatto, perché sarebbe veramente d'anima bella, no? Però quella cosa a me fa fondamentalmente molto molto ridere. Cioè, io ovviamente da tutte le cose prendo il lato becamente ironico. Però secondo me c'è anche un altro modo per fare politica. Ora ormai ho perso i riferimenti culturali, perché ormai non si so più come si fa politica in maniera critica e costruttiva, se questo è il tipo di dibattito dal punto di vista della comunicazione. A proposito di questo, ci sarebbe da citare l'articolo da Huffington Post su Roberto Burioni oggi. Ah, allora, questa è una cosa di cui vorrei lasciare l'onore e l'onore, nonché il piacere, no, vabbè, no, alla persona che l'ha segnalato. Dato che, allora, mi dovete sapere che, immagino di parlare pure per Alessandro Filippo, noi siamo attivi contro il movimento anti-vaccinista, nel senso, noi siamo anti-vaccinisti. O pro-vaccini. O pro-vaccini, che si fa prima. No, anche se essere anti-anti è più divertente. Perché ovviamente riteniamo che fra tutte le varie complotte e bufole che girano sul web, che vengono legittimate, questa è un po' pericolosa, anche perché ci sono diminuendo i vaccini aumentano le malattie, i bambini si possono ammalare. Io da padre questa cosa la ritengo molto delicata. Però questa cosa, i dettagli di questo del medico di Huffington Post, secondo me dobbiamo lasciare, diciamo così, io lascio la parola, perché lui che l'ha segnalata vorrei che ne parlasse e lo segue da tempo. Io lascerei la parola ad Alessandro Legano. Sono molto breve. La Huffington Post oggi dedica un articolo a Roberto Burioni,
che è un medico molto preparato, che ha deciso di uscire un po' dalla sua cerchia, per andare su Facebook e parlare apertamente su tutte le, cercare di spiegare, di rendere più chiaro i meccanismi dei vaccini, tutto quello che può succedere caso per caso a dei bambini che non si vaccinano, tutto quello che è già successo e che magari non viene raccontato, magari per complicazioni legate a malattie come la varicella, che sembra una delle cose più banali, magari un bel po' tutti l'abbiamo mai avuta. Io l'ho vaccinato. Io no, da piccolo l'ho avuta, non mi è successo niente, per fortuna aggiungo io, però ci sono tantissime complicazioni, come il tetano per esempio. Leggevo della storia di un bambino che non è stato vaccinato contro il tetano, ha preso il tetano e ha avuto dei giorni di dolori assurdi, l'hanno dovuto mettere in coma per cercare di curarlo, l'hanno intubato, e questo è soltanto uno dei tanti casi. Perché ci deve far riflettere di come questo problema non dobbiamo prenderlo proprio per nulla sotto gamba, proprio perché ultimamente la percentuale di bambini vaccinati in Italia sta calando, c'è la recrudescenza di malattie che sembravano sparite, e questo è molto importante. Quindi io direi di seguire l'articolo, l'ha linkato cara amico dell'Huffington Post. Sì, ringraziamo sempre Chiara che ci fa del nostro controllo, sì, a terra. Trovate nei commenti l'articolo, diciamo così, l'Huffington Post, che racconta il caso di Roberto Burioni, di seguirlo soprattutto su Facebook, perché è molto attivo, racconta in modo molto chiaro e esplicativo con quello che succede, tutti i vari casi, così che anche, perché ci sono molti dubbi sulla questione della vaccinazione, è vero che è normale che possano nascere, perché per esempio c'è una legge che Simono fa monografico sulla vaccinazione, parlavo del caso, parliamo in generale, no, perché lui spiega proprio questo, perché per esempio c'è una legge che ti può rimborsare, perché sono dei casi e cioè, lo spiega. Il problema del movimento antivaccinista, come tutti i movimenti di tipo complottista, è che comunque non è irreale, è verosimile delle argomentazioni che utilizza. Quindi da questo punto di vista, secondo me, che se c'è una voce scientifica accreditata che porta le fonti dimostrando l'inconsistenza di alcune paure e ridimensionandone altre, secondo me ha un valore. Questo però mi porta a riflettere su un'altra cosa, sì, però la dico proprio come blipvert, per tutti gli appassionati di Max Sidrum sanno di che cosa sto parlando. E questa componente, secondo me, questa componente, cioè nel senso, la comunicazione, adesso me lo vado a leggere cosa ha scritto Stefano Mastroba. La divulgazione scientifica, o meglio la comunicazione pubblica della scienza, deve ormai togliersi il modello classico e anche un po' banalotto della comunicazione televisiva monodirezionale, cioè deve essere sempre meno broadcast e sempre più, diciamo così, da spazi social. Infatti, secondo me, il lavoro encomiabile che viene fatto dal dottor Roberto Burioni, che ha aperto questo blog contro la disinformazione degli antivaccinisti, è dovuto proprio al fatto che lui si sporca le mani, cioè è un ricercatore. Risponde caso per caso. Caso per caso, si sporca le mani e quindi fa capire, non è solamente è giusto, cosa buona e giusta vaccinarsi, ma ad ogni obiezione che viene fatta in maniera negativa, lui ovviamente porta le fonti per dimostrare che è semplicemente una paura irrazionale. Quindi secondo me è molto encomiabile ed è un modo nuovo di fare comunicazione della scienza, cioè il futuro della comunicazione pubblica della scienza e della tecnologia non è più, meglio, non è non solo trasmissioni broadcast tipo appunto quark, i vari quark, super quark, eccetera eccetera, ma è diventata sempre Angela, santo laico dell'informazione scientifica, proteggici. Ma anche ormai sono anche questi modi un pochettino che devono scendere sullo stesso piano delle tecnologie, delle piattaforme che utilizzano per far circolare delle, appunto, sempre la famosa questione bufala, disinformazione. Tra l'altro, proprio su questo tema, così finisco e poi mi taccio. No, scherzo, ho caffè con Benato, parlo finché mi pare. No, ma su una cosa su cui invece vorrei poi magari dare la parola ad Alessandro. Proprio in questi giorni, dunque oggi è 7. Ieri si è aperto il Festival Internazionale del Giornalismo a Perugia. Fra i vari temi che verranno trattati, e una parte è stata anche trattata oggi da un incontro con, diciamo così, con Walter Quattrociocchi, che per chi non lo conoscenza è Walter Quattrociocchi, è uno dei più importanti studiosi, diciamo così, italiani nell'ambito della computational social science, sulla dinamica della circolazione, della disinformazione, dei complotti all'interno dei social network. Ha fatto degli studi molto interessanti in questo senso e oggi, proprio stamattina, si parlava di questi temi. Sicuramente se andate su Twitter e cercate l'hashtag IJF16, cioè Internet Journalism Fest
16, che è l'edizione di quest'anno, troverete sicuramente molte, molte cose più dettagliate. Allora, Stefano Mastropaolo, e anche a un caffè con Bennato entro il grande classico Vita Padre posso capire un po' come Alvin mentre Mercedes Enger era in Atlanta. Un attimo che lo metto subito con like perché sono da onore, recuperare oggi questa scena onore, onore a me. Allora, tremenda dell'apnea della figlia di abbiamo Enger. Allora siamo ovviamente con singulto quasi con singulto quindi e con fuga di Mara Venier che portava l'acqua a Eva Enger, uno dei momenti più belli della televisione nell'ultimo decennio. Era l'isola dei famosi, sì. Ah, bravo. Quello che adesso c'è chi è causa, cioè nel senso l'isola del la conduttrice, cioè, è diventata un protagonista. Vespa. Allora, come tutti voi sapete, la polemica è nata sul fatto che Vespa abbia invitato in trasmissione a parlare il figlio di Florina. La mia posizione è la seguente: io nella trasmissione l'ho vista. In linea di principio non vedo nulla di male, nel senso. Il vero problema che tocca l'intervista da parte di Vespa del figlio di Torino è fondamentalmente dovuto al fatto che ancora la mafia è un problema molto serio e molto presente in Italia. Infatti tutte le persone che hanno fatto delle levate di scudi prima che la trasmissione avesse luogo sono tutte persone coinvolte più o meno in questa vicenda. Punto. Però ovviamente quello che bisogna prendere in considerazione è il contesto, cioè il frame, come dicono gli studiosi di comunicazione, all'interno del quale si è svolta questa intervista, che io personalmente non ho visto, quindi non posso giudicare. Quindi in linea di principio, secondo me, libertà di informazione e di apertura, ma bisogna anche vedere poi come è stata trattata la questione. Alcuni hanno detto che è stato messo sullo stesso piano le vittime della mafia e i carnefici, ecco, questo per esempio secondo me andrebbe pesantemente evitato. Ritengo anche che ci sia però una questione che va presa in considerazione. L'opportunità di intervistare il figlio di Totò Riina in corrispondenza con l'uscita del libro che lui aveva pubblicato. Quindi il figlio ha fatto un libro. Cioè, fatemi capire, se uno in Italia è mafioso o criminale, quindi o scrive un libro o tipo come Raffaele Sollecchio diventa opinionista per Mediaset. Quindi fatemi capire, per andare a Mediaset o tra youtuber posso cominciare ad andare in giro a pugnalare gente, cioè, giusto per capire. No, quindi il fatto che ci sia questa corrispondenza di tempi un po' sospetta tra l'uscita del libro e quindi la promozione del libro e questa intervista da Vespa fa pensare a un'opportunità, cioè, dei motivi delle opportunità. Durante i funerali di Umberto Eco, è di questo che stai parlando. Infatti, sto parlando di questo, ma in quel caso si trattava di un'intervista fatta per strada a Elisabetta Sgarbi, in questo caso invece tra l'altro con un tantan mediatico pazzesco, per cui tutti i telegiornali hanno parlato delle prese di posizione dei vari politici o delle figure istituzionali, sì, di tutti, o delle figure istituzionali, per esempio il presidente del Senato Grasso, non a caso, che è stato uno dei procuratori antimafia di Palermo tra i più attivi, diciamo, nel combattere nella lotta alla mafia. E mettere tutti sullo stesso piano, come dicevi tu prima, e soprattutto prestare il fianco ad un'operazione commerciale, biecamente commerciale, in questo caso forse non era opportuno. Brahim Marad, commento: infatti si è trattato di promozione del libro, tra l'altro non che abbia dato notizie eclatanti, lui stesso è condannato a 8 anni e mai pentito né collaborato, appunto, quindi anche una questione di linea di principio ha senso, ma ovviamente vale sempre come viene trattato. Elia Giandinoto, ciao Elia, stamattina sta girando sui social un cartello affisso da una libreria di Catania in cui c'è scritto: qui non si ordina né si vende il libro di Riina, e secondo me questo è un vero gesto interessante. La allora, libreria è Vicolo Stretto. Vicolo Stretto. Allora, siamo a Catania, tanto vale fare promozione al territorio. Allora, ci sarebbe anche da parlare della bruttissima uscita di Gasparri sui social quando gli è stato tirato in ballo da un corso della Sapienza, da un ragazzo che gli faceva notare che in un corso della Sapienza, tra l'altro fatto dal mio amico Stefano Epifani, venivano analizzati i suoi epic fail, e lui si è comportato facendo un altro epic fail, dove in questo caso epic fail non è in senso marketing, nel senso di cattiva figura proprio rispetto ai social, ma di questo magari ne parliamo la prossima volta, perché ormai siamo arrivati sui 25 minuti e il nostro format sta cominciando
a espandersi. Comunque trovate tutte le puntate di Un caffè con Bennato dalle origini fino ad oggi, dalla puntata di Cazzeggio fino a quelle che abbiamo provato a mettere dei contenuti sul canale YouTube. Se voi cercate Un caffè con Bennato, sia con l'hashtag che con senza, così là io lo metto nei link, perché io faccio sta fatica di prendere il video da Facebook e poi montarlo su YouTube. Allora, vi ringrazio dell'attenzione, se avete delle cose da segnalarci, segnalatele senza problemi. Un saluto e un grazie della vostra attenzione, sono 25 minuti che stiamo parlando, da parte di Davide Bennato, Alessandro De Filippo, Alessandro De Caro. Ci vediamo domani. Ciao. Domani è sui nerd, domani tutti i nerd seguiteci, faremo un commento monografico. Tutti nerd. Faremo un monografico su Batman contro Superman. Ciao.